Ecclesia, quotidiano di informazione religiosa a cura di Alessandra Giacomucci. Continuiamo a parlare di scuola perché abbiamo sentito tutti ieri le direttive del nuovo DPCM, per cui la didattica riprende a distanza almeno per le superiori nelle zone rosse con alcune ulteriori restrizioni. Noi come tutti abbiamo preso atto di queste misure, ma ne vogliamo parlare con Virginia Cala, dice che è presidente nazionale della Federazione delle Attività Educative, la FIDA, e quindi le scuole paritarie, perché ci sembra che in questa situazione le scuole paritarie vivano una fatica in più dentro questo tempo. Un suo commento, Virginia Cala, dice. Partiamo dalle cose positive, perché bisogna sempre partire da queste. E in questi giorni abbiamo avuto tra le mani il decreto ristori, in questo siamo contenti di questi 85 milioni stanziati dal governo per quanto riguarda i dispositivi digitali per l'attività didattica a distanza integrata, e ci auguriamo che effettivamente non ci siano differenze tra scuola statale e scuola paritaria e che siano distribuiti a tutti i soggetti in difficoltà, anche quelli delle scuole paritarie. Noi abbiamo chiesto appunto che non ci siano differenze. Altre volte con il decreto rilancio, il decreto Cura Italia, abbiamo fatto ricorso a degli emendamenti. Abbiamo chiesto che non ci sia questo ricorrere a degli emendamenti, e sembra che la strada sia aperta, e questo sicuramente è un fatto positivo. Quali sono le pene che ci portiamo ancora, i pensieri, le preoccupazioni? Beh, innanzitutto sicuramente che ci sia adeguata attenzione anche a tutto il mondo della disabilità, che non ci siano differenze. Chiediamo appunto che ci sia un incremento del fondo previsto per la disabilità nelle scuole paritarie, e in questo siamo felici. Abbiamo una presenza che ogni anno, di giorno in giorno, aumenta di alunni con disabilità che scelgono le scuole paritarie, più di 13.600 alunni, e questo è un fatto che ci rincuora, perché l'avere cura verso tutti nello stesso modo è insito del nostro essere scuola cattolica. Però per le famiglie diventa un onere ancora più alto, se lo è già per quelli che non hanno disabilità, tanto più per gli alunni con disabilità che hanno ovviamente bisogno anche di un docente di sostegno. Pertanto speriamo che sia incrementato e che ci sia questa vera parità. E noi lo ribadiamo, siamo nel 2020, un anno bizzarro, particolare, ma comunque un anno che ricorda i 20 anni della legge 62 sulla parità. E dopo 20 anni dobbiamo superare queste distanze, perché con la legge sulla parità in Italia è stato sancito che il sistema scolastico è fatto di scuola statale e scuola paritaria, il sistema pubblico, pertanto la scuola paritaria è all'interno di questo sistema pubblico, e però di fatto le famiglie non hanno ancora la libertà di scegliere dove mandare i loro figli, e se scelgono la scuola paritaria devono affrontare anche un'ulteriore spesa oltre alle tasse che già pagano. Io quando parlo di scuola amo parlare non tanto delle strutture, ma delle persone che abitano la scuola, e la scuola è abitata soprattutto innanzitutto dagli alunni, e io dicevo già qualche giorno fa che davanti a questa situazione che ricorre sempre di più verso la didattica a distanza ci piange il cuore, perché la scuola non può pagare il prezzo di questa risalita dei contagi. La FIDE su questo, ecco, spera, ecco, le sa che abbiamo lanciato hashtag, la campagna hashtag vogliamo fare scuola, e continuiamo in questa direzione. E già all'indomani del primo lockdown abbiamo avviato con l'UNI, l'ente di normazione italiana, una prassi di riferimento che regola, dà le linee guida per la didattica a distanza, la didattica mista, e queste norme che ci sono state riconsegnate, validate il 24 giugno scorso, sono applicabili in ogni scuola, sia statale che paritaria,
di ogni ordine e grado. E davvero speriamo che però questa didattica a distanza, come diceva lei, Virginia Kaladic, non sia così, non si debba protrarre troppo a lungo, perché giustamente lei ci ricordava, la scuola la fanno i ragazzi, i professori, la fanno le relazioni, no? Dentro un contesto unico. Quindi sì, davvero, speriamo davvero che si possa presto tornare in classe con tutte le accortezze necessarie che peraltro le scuole hanno già messo in campo.